ancora una vittoria del cuore, della tattica e della mente del Soverato. 3-2, sofferto, coach Napolitano. Troppo sofferto o giustamente sofferto? L'importante era vincere ed arrivare ai playoff. Quindi dal mio punto di vista le analisi poi si fanno a mente fredda su quello che si poteva fare meglio, su quello che si poteva fare di più, su cosa si poteva fare di più. È il quarto anno consecutivo che arriviamo ai playoff e per me questo è quello che conta. L'obiettivo lo abbiamo centrato, non è stato semplice, questa era la nona partita in un mese, per cui se voglio rispondere alla tua domanda basta risponderti in questo modo. La partita è stata una partita giocata male ma sulle gambe, quindi il male era molto legato a una condizione atletica che non c'era, un mese che non ci alleniamo, siamo in giro per l'Italia ormai da tutto il mese, non è un alibi, è un dato di fatto, questa è una squadra che ha bisogno di allenarsi come tante altre squadre, noi in particolar modo ogni volta che non ci siamo potuti allenare abbiamo preso i filotti, questo è un dato di fatto, per cui, ma in questo momento penso solo al fatto che per l'ennesima volta abbiamo raggiunto l'obiettivo. Un dato positivo secondo me è che le ragazze si sono parlate, incitate l'una con l'altra, Quarchioni e Saveriano in testa. Ma la squadra ha dato tutto quello che aveva, non si può rimproverare, se vogliamo parlare di una partita non giocata bene, degli errori, possiamo parlare da qua fino a dopodomani, ma nessuno di noi può dire che la squadra o le ragazze non abbiano dato tutto quello che avevano da dare, ci hanno messo il cuore, l'anima, tutto, vi posso assicurare che non ce n'era tanta perché sono un mese che continuiamo a fare solo il richiamo sui pesi, non riusciamo ad allenarci come si dovrebbe. Non è un alibi, è una condizione, soprattutto per una squadra che ha bisogno di allenarsi, quindi alla fine questo è il dato di fatto. Sono contento che questa vittoria è frutto comunque di un lavoro di squadra, bello, non bello, giusto, non giusto, non lo so, però hanno dato tutto il loro piccolo contributo a portare a casa questa vittoria. E quindi in vista a playoff ci vestiamo, perché oggi è carnevale, da pirati e puntiamo a una bella avventura. Ma perché no, questo sicuro. Adesso dobbiamo recuperare le energie. Abbiamo ancora una partita a Martignacco che potrebbe determinare la posizione in classifica, sesti o settimi. Per cui ci teniamo a questa cosa, perché per noi arrivare sesti sarebbe un grandissimo traguardo. Per cui prima pensiamo a ricaricare le pile, poi penseremo a Martignacco e poi vedremo come si svolgeranno questi playoff. Non abbiamo nulla da perdere, quindi spero che la mente sia una mente utile, libera a giocarsi il playoff come dobbiamo. Grazie coach. Grazie a voi e un saluto a tutti. Ranieri International Volley Soverato, Antea Vicenza finisce 3-2, il parziale dei set 25-23, 15-25, 28-26, 22-25, 15-12. Coach Luca Chiappini, un'ottima partita, avete fatto soffrire il Soverato, non sembrate una squadra che va verso i play-out. Guarda, ti dico, probabilmente potevamo fare anche qualcosina di più, ma nelle condizioni in cui siamo sono contento di quello che abbiamo fatto. Qualche erroretto di troppo nelle situazioni delicate, però ci sta perché la squadra è giovane, quindi va bene così. E avete una Jelitz Bascia che ha portato esperienza e anche sapienza, una globetrotter del volley che aiuterà Vicenza. Speriamo di sì, ancora dobbiamo rimetterla in condizione atletica perché come avete visto non è probabilmente al top della condizione, però sono sicuro che il suo bagaglio d'esperienza ci aiuterà. Da un punto di vista tecnico, qual è stata la svolta del match? Beh, noi abbiamo abbassato la qualità della nostra battuta, probabilmente quello, quindi Soverato ha avuto una continuità sul cambio palla che probabilmente potevamo gestire un po' meglio. E quindi quali sono ora i ragionamenti che farete in chiave play-out? Perché voi riposate e poi sarà una battaglia. Guarda, intanto veniamo da 15 giorni in cui abbiamo fatto 5 partite, quindi intanto do 2 giorni di riposo alla squadra, poi dopo per i play-out ci ragiono da mercoledì. E allora complimenti e in bocca al lupo all'Antea Vicenza. Crepi, grazie mille.